Hey, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Oggi vi accompagniamo sulla cima del San Sebastiano. Qua siamo quasi alle rocce. Una delle montagne più belle e selvagge della Val di Zoldo. Per raggiungere la vetta di questa montagna, ovvero 2488 metri sul livello del mare, solitamente si utilizza la via normale, una escursione di media difficoltà o comunque senza particolari impegni alpinistici. Ve la consiglio tantissimo. Uno dei tramonti più belli che abbia mai visto è stato proprio da quassù. Ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi questa bellissima escursione invernale. Per raggiungere la cima nord ho scelto di utilizzare il canale nascosto di San Sebastiano. Questo canale, che presenta difficoltà alpinistiche di misto, seppur non troppo elevate, è l'itinerario ideale per godere di forti emozioni di montagna invernale nella Val di Zoldo senza spingersi troppo in alta quota. Si parte dal Passo Duran e si attraversa il bosco per poi arrivare alla base della parete. Trovare il canale però non è così facile. Infatti, a meno che non abbiate trovato la traccia di qualcuno, sarà difficile orientarsi. Per questo vi consiglio di scaricare la mia traccia che ho registrato con il mio orologio mentre effettuavo la salita. Percorrendo la prima parte del canale sono rimasto affascinato e stupito dalla bellezza dello scenario che stavo vivendo. Tutto era colorato di un azzurro tenue, molto acceso però, con una tonalità veramente magica. Guardate che bello, è veramente emozionante. Sono un'altra cosa rispetto ai canali dell'Appennino. Sì? Sì, perché non hai la roccia così, cioè ce l'hai, però è di un altro colore. Sì, sì, ce ne sono alcuni che sono bellissimi. Cosa dire dei passaggi di misto che ci sono all'interno della via? Sono fattibili, non troppo difficili, ma non saprei dirvi il grado esatto, non ho troppa esperienza con le vie di misto. Però immagino che non vadano troppo distanti dall'M4 o dall'M5 forse. Mentre invece lungo tutta la parete sono presenti clessidre con cordini già messi, spesso anche facili da trovare, a meno che non ci sia un innevamento estremo al punto da sotterrarli. Io cerco di usarle, cioè non uso quasi mai, se l'uso me le faccio con i cordini. Il secondo passaggio di roccia, diciamo che era poco più difficile del primo, ma non così tanto difficile. C'è stato solo un po' di delicatezza da usare con i ramponi perché era tutto in tecnica di dietro, quindi punte sulla roccia e via di gambe spaccate, ma sopra la neve era buona e quindi ci si riusciva a caricare per bene il peso sulle picche. E finalmente ecco anche il primo tratto di ghiaccio vivo. Bellino quel passaggio giù anche. Mi raccomando, se mai ripeterete questo itinerario, non scordatevi di girarvi ogni tanto e guardarvi dietro di voi, perché questo canale regala degli scorci veramente belli, soprattutto dove siamo già passati. E
finalmente eccoci in quello che dovrebbe essere il passaggio chiave della via, una cascata alta pochi metri che però ci regalerà forti emozioni. Una volta rimontati sopra, ci troveremo a intersecare il famoso Viazzo dei Cengioni. In questo caso il ghiaccio era veramente ottimo, era già bucato e non è stato difficile progredire su di esso. Le picche entravano per bene senza neanche dover sbattere troppo. E quindi è stato un vero e proprio momento di goduriosa scalata sul ghiaccio. Stava procedendo tutto per il meglio, stavamo arrampicando, faccio per togliere la vite per poi rimetterla nel portamateriale dell'imbrago, quando... No, cazzo! Ma fortunatamente grazie. Sotto di me c'era una cordata pronta a salvare la nostra vite, anche perché in realtà non era mia e quindi sarebbe stato molto dispendioso come errore. Devo offrire una birra a quei due ragazzi lì, hanno salvato la tua vite. Bellissimo canale questo. Qua siamo sul Viazzo dei Cengioni e adesso andiamo verso la cresta del San Sebastiano. A questo punto traversiamo verso sinistra per spostarci lungo un altro versante della montagna. Per farlo utilizziamo il Viazzo dei Cengioni, come ho già detto prima, ma farlo con i ramponi e le picche, anche se sei da secondo, comunque è un po' creepy, insomma, diciamolo così. Bisogna stare attenti perché la roccia sotto è spesso marmorea e non è tanto grippy per i ramponi. A questo punto mi sa che c'era molta più neve all'inizio, perché aveva nevicato forse il giorno prima, anche se per poco, e però a quella quota, che era già oltre i 2000 metri, erano molti centimetri. Ma che tu sai, fa 5 centimetri un colpo, 10 quell'altro, 5 quell'altro, qua a nord il sole lo trasforma. Magari vento un po' dentro il canale. Sì. E 5 centimetri diventano 30. Certo. Vengo su? Sì, sì, sto affondando. Da qui in poi mancano circa un centinaio o 150 metri massimo di dislivello, ma la situazione non è migliorata, anzi, se prima era una bella neve trasformata, adesso è diventata una neve molto delicata che ha reso veramente fragile ogni singolo passaggio, nonché difficile da proteggere, per cui quando in futuro penserò di ripeterla da primo sarà veramente psicologico per me e quindi, insomma, starò molto molto attento. A questo punto, esattamente ora, inquadro il mio disagio. Il mio guanto è fradicio, non durerà molto, soprattutto perché... Madonna, ho appena avuto un mega gelone alle mani, che sofferenza, meno male che avevo gli altri guanti, però proprio dolore atroce, dolorissimo. Ad ogni modo, gelone passato,
Ecco la vista sugli ultimi due tiri, o comunque gli ultimi 80 metri di dislivello. Ultima sosta e saliamo in cima. Sono una rampa abbastanza ripida, ma comunque appoggiata, che ci porterà verso la vetta. E ci sono protezioni lungo la roccia sulla destra e la neve si è trasformata, dovrebbe essere bella. Nel nostro caso era mediamente bella. Uè. On the top. Sì. Figata. Grande. Oh. Ah, qua è vero, c'è metà della neve. Bello. Sta arrivando un po' le nuvole che dicevano. Dopo 4 ore intense di arrampicata su neve, ghiaccio e roccia, eccoci finalmente in cima, sulla cima del San Sebastiano, la stessa che avevo visto qualche anno fa in estate passando uno splendido tramonto, e mi chiedo quanto deve essere bello vivere un tramonto dopo un'esperienza alpinistica del genere. Magari tra qualche anno potremo pensare a una missione del genere. Ora ci godiamo la discesa in un ambiente bellissimo, sempre quello delle Dolomiti di Zoldo che io tanto amo, e mentre pensiamo alla birra che ci aspetterà al rifugio. E in conclusione lasciatemi spendere 2 parole sul ragazzo che vedete qua, il mitico Checco Fazzi, la mia guida alpina di riferimento per la Val di Zoldo e le Dolomiti in generale. Mi ha accompagnato sulla cima del San Sebastiano tramite questo bellissimo itinerario alpinistico. Ho imparato tantissime cose che non mi sarei sentito di fare da solo, almeno non ora. Infatti l'inverno prossimo con i miei amici siamo già dell'idea di ripeterla. Durante la salita ho avuto modo di imparare davvero tante cose e comunque di sperimentare un'avventura in compagnia di una persona veramente simpatica e interessante. Quindi consigliatissimo per qualsiasi escursione o itinerario alpinistico che vogliate fare in queste bellissime zone. Ma no, più che altro è che secondo me se la chiamano ferrata, è che se la chiamano ferrata secondo me deve essere